Mati, vuoi un po' d'acqua, amore? Vuoi un po' d'acqua, Pippo? Lì dentro c'erano degli ovettini piccolini, ma li ho messi tutti in quella scatola lì, così li portiamo per far fare un gioco ai bimbi dopo. Olè, come state? Benvenuti in questo... Oh, hai trovato un uovo! Ne ho trovato uno, ne ho scordato uno. Benvenuti in questo nuovo video. Prima di andare avanti con il video, volevo salutare le tre personcine che hanno commentato di più nello scorso video e sono Siria, Briana e Annina. Grazie mille di aver commentato tanto tanto nello scorso video e vi mando un bacione enorme. Buona Pasqua, buona Pasquetta, anche se in ritardo. Io vi mando un bacione enorme. Se volete essere salutati anche voi nel prossimo video, basta che commentiate il più che potete sotto questo. E allora, oggi è Pasqua qui, quindi vi auguro buona Pasqua, anche se forse quando posterò questo video sarà già buona Pasquetta, quindi buona Pasquetta. E allora, noi ci siamo svegliati, però non vi ho registrato stamattina perché tanto facciamo sempre le stesse cose, mi lavo i denti, mi vesto, vesto Mati, capito? E quindi ho saltato quel pezzo, adesso noi siamo già pronti. Mati si sta mangiando le chiavi della macchina, molto bene, anticorpi. E poi gli ho messo questa tutina con le Vans. Non sono riuscita ad uscire in questi giorni per comprargli qualcosa tipo per Pasqua, però vabbè, uguale. Ecco lì l'uovo che ha trovato. Io invece ho messo i leggings, quelli di Shane, che hanno l'intrecciatura qui nella pancia. E poi ho messo questo maglione nero, che è tipo metà pancia, un pochino così, con sempre le Vans. Ieri avevo già preparato il borsone per Mati, quindi il borsone è pronto. E oggi, quando mi stavo preparando, ho messo a posto anche il mio zainetto dove ho messo i trucchi. E che cos'altro ho messo? Fazzoletti, e l'acqua per Mati e la sua pecorella. Dopo vi faccio vedere, perché alla fine non abbiamo trovato l'uovo di Pasqua e quindi abbiamo dovuto prendere la pecorella di cioccolato. E dopo basta, devo portare questi tè che ci sono qua e via. In teoria dopo mia sorella mi trucca, quindi vi registrerò anche mentre mia sorella mi trucca, perché oggi volevamo farci tipo delle belle foto. Infatti ieri mi sono fatta la doccia e mi sono asciugata i capelli, così dopo da lì mi faccio la piastra. E cos'altro vi dovevo dire? Ci volevamo fare delle foto belle col pancione, anche se lei ha già il pancione grande, io invece ce l'ho ancora piccolino, però vabbè. E cos'altro? Sì, volevamo scattarci queste belle foto, diciamo alla Kiki di aiutarci, alla mia altra sorellina, e basta. Adesso aspettiamo Sebastian che si svegli, sono le 8:51 e dobbiamo andare da mia sorella prima e dopo Mo va al lavoro, cioè il mio topo va al lavoro e basta. Eccoci, andiamo tanto in macchina che Sebastian sta già lavando la faccia e poi viene anche lì. Che freddo che fa. Stiamo già uscendo. Dov'è la macchina? Mi devo abituare perché tra un po' avrò la patente e pure io dovrò uscire così senza l'aiuto di Sebastian. Che freddo. Pensavo che fosse più caldo. Adesso metto giù Mati e poi vi riprendo ancora. Ok, siamo già in macchina. Cosa, amore? Cosa hai visto? La cassa? Ma la cassa dopo te la lecchi tutta. Lo so, lo so. L'unica cosa bella di questo seggiolino è che si allarga e si accorcia facilmente le cose solamente schiacciando un pulsante, che per lui è duro ma per noi va bene. Questa è l'unica cosa bella di questo seggiolino. Non so perché non si reclina di più, che basta. Niente, adesso noi siamo già qui in macchina, aspettiamo il mio topino. Gli ho detto a lui di portare il borsone di Mati perché non ce la facevo con tutto. E poi basta. Vi immaginate quando dovrò portare due bambini e i borsoni? È un passeggino fratellare? Boh. Buongiorno popolo! Che pancione bello che è! Scene! Buona Pasqua, guarda! Buona Pasqua! No,
dai. Oi, buona Pasqua, principessa. Hai visto che Matti ti dice buona Pasqua? Cos'è, dice? Amore, vieni qua a salutarmi, abbracciami. Abbraccia Matti, abbraccia Matti. Come sei cresciuto? E lui mi ha preso il joystick. Sta attento te con quei joystick. Qua ne approfitto. Iniziamo. Iniziamo il Get Ready, Get Me. Cosa fate voi due? Pulite il bagno? Bravi, bravi, bravi. Nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video Get Ready with Barzellotes. Saluta la Lisa, amore. Ok, ora vi faccio la piastra io. L'ho fatta adesso mia sorella e dopo se riesco vi registro mentre mi trucca questa falsa. Ok, io ho finito di fare la piastra. Ah, pensavo mio figlio. Ho finito di fare la piastra. Adesso aspetto e mia sorella finisce di truccare. Oh, sembri quasi guardabile adesso. No, solo. E dopo lei mi trucca a me. Bello giocare nel cesso invece che con i giochi, vero? Molto interessante un bidet. Molto, molto interessante. Sì, perché non è così. Ok, ora mia sorella mi toccherà. Oh, figa, ci sono tutte le camere che mi esistono. Allora, mia sorella si deve mettere le lenti. Ecco la scelenita. Oh, come sei fresca, amore. Ora mia sorella ti mette le lenti. Mi trucca. Culo di Sei una pazzarella, Sheila. Ok, finito. Andiamo che ti do un po' d'acqua, vieni. Dai, vieni che ti do un po' d'acqua, vieni. Vieni, Matti, agguita, tira agguita. Vieni. In metà. Allora, questo è il risultato del trucco che mi ha fatto mia sorella. Così dopo ci facciamo le foto, che anche lei ci aiuterà a farcele. Tu ci aiuterai a fare le foto. E niente, adesso la nonna stava facendo l'uovo quello tondo, l'uovo, oddio, sodo, forse si dice sodo. E mangiamo quello perché sono le 10, in realtà io pensavo fosse più tardi, sono le 10:40. Mangiamo quello e poi per pranzo la nonna fa una cosa squisitissima. Tiralo in su. Esso. Vuoi assaggiare il guevito? La nonna ci ha preparato le uova sotto. Ma l'hai già finito? Dai, va bene, mangiate il mio. Tieni, mangia il mio. È mio. Cosa, amore? Tieni questo. Ma non so neanche se Matti lo vuole. Tieni. No, io voglio. Ma mangia il mio. Se ne è stato mangiato anche 3, 2, 1. E allora mangia quello. Ehi, uno ciascuno. Che ricco. Si passa il mio. No, è perché c'è il sale, per quello che lo mangio. Oh, troppo grande. Ecco il mio. Mamma. Cosa stai mangiando, amore mio? Attento. Ha rubato le mele la zia. Mentre mia sorella lavora, edita e non ci caga, la nonna ha iniziato già a preparare le cosine per mangiare. Preparando tutto questo per... per dopo il pranzo, per il pranzo. Per il pranzo, per tenere tutto riso. Ha tagliato già i pomodori, la cipolla,
come si chiama questo? Peperoni, lo zenzero, e qui c'è il pollo, l'aglio manca, detto. Guardate, così la nonna tiene già tutto pronto e dopo qualche ora bisogna solo cucinare. Guardate che la nonna... Cosa c'è qui dentro? È vero, cos'è che c'è qui? Sale, pepe... C'era il condimentatore. Curry, salsa cina, aglio. Ok. E adesso gli mette la farina? Ah. Gli mette la farina? No, qui no, è che c'è sempre separato. Ah, ok. Guardate lì. Wow. Guardate che buono! Questo per me. Ma ti vuole. La nonna ha cucinato, adesso mangiamo. Che ricco! Che sono che ma è coniglio. È coniglio? La nonna è la migliore in cucina. Allora abbiamo finito di mangiare. Mati ha mangiato veramente un sacco. Tra l'altro per un attimo di una... Per un attimo di là con mia sorella che chiacchieravo, ho lasciato Mattia su un secondo e è andato bene l'acqua del cesso. Quindi l'ho dovuto cambiare. E adesso si è fatta la cacca e quindi dobbiamo andare. Andiamo Mati. Dai. Andiamo. Non ti picchia. Ti picchia da solo, perché? Allora, adesso io con la sorella che se non si fa belli il coniglietto non arriverà a portare le uova. Sì. Quindi, dopo la sorella andiamo a nascondere le uova qui sotto casa. E adesso cambia il pannolino Mati, la sella si cambia e poi andiamo giù. Andiamo a mettere il vestito, dai, andiamo anche Mati, dai. No, Mati, no, in bagno. Andiamo, amore, andiamo di là con la sella, Ti prendo. Pelino sporco il tuo specchio. Oddio, ma dal telefono la mia pancia sembra ancora più grande. Allora, c'è Mati che sto parlando con... Oi, corri, che ti prende la nonna. Prendi. C'è mia sorella che fa i ciucci alla sele, ma stanno litigando perché la sele c'ha i nodi. Oh no. Allora, ci siamo cambiate. Siccome si vedono un sacco i capezzoli con questa cosa. E è una tutina intera col pancione. Così dopo ci facciamo le foto con il pancione. So che prendo in casa mia sorella fortissimo. Madonna, quante sono? Siamo andate, letto. Chi è che mi ha scritto? Ah, mai arrivo. Ok. Ok. Missione uova. Facciamo i coniglietti noi oggi. Ok. Andiamo a nascondere le uova. Così dopo Marti, la Sele e la Kiki le cercano. Questi qui. Poi io ho portato quelle mie che vi ho fatto vedere stamattina, poi mia sorella ne aveva altre e io ho portato la pecorella per Mati. Okay. Ah, questi sono i tuoi tulipani che sono cresciuti? Che belli! Che carini! Forse perché è freddo, si chiudono per il freddo. Speriamo che non volino. Hai visto che c'è vento? Te mi volevo far scendere così. Un po' qui sotto, tipo. Ricordiamoci. Sì, infatti. Allora, prima quelli grandi, poi a quelli piccoli. Okay. Allora, qui ho messo quello di Mati. Di là ne abbiamo nascosti alcuni. Adesso andiamo a nascondere questi qui. Andiamo. Ok, abbiamo fatto. Andiamo, che freddo che fa. Fa freddissimo.
sorella mi ha detto non scendere con le giatte. Io che sto già male, ho fatto bene a metterla. Adesso andiamo a prendere sui bimbi, perché abbiamo già messo su, abbiamo già nascosto tutte le uovine piccoline, anche quelle grandi. Quindi andiamo, devo mettere le scarpe avanti, chiamiamo la Sele, la Chicchi e la nonna e andiamo giù. Abbiamo fatto, ho messo la giacchina Mati, anche le scarpette, la Sele è di una meraviglia, oddio, dopo ve la faccio vedere, di una meraviglia, la Sele, questo bimbo è pronto, la Sele è pronto, ma troppi bacini, troppi, troppi. Andiamo. Cercateli per bene, che sono anche qui. Guarda questo, guarda questo, guarda questo. Come scappa. Mati, Mati, vieni a vedere che cosa c'è qua. Che carina, l'hai trovata lei. Ce ne sono altre. Carina, la Sele ne ha trovato una. Cioè. Mati, vieni, andiamo a cercarne uno, vieni, andiamo a cercare un uovo, vieni, lo cerchi te? Guarda cosa c'è qui, Mati, guarda cosa c'è qui, guarda, c'è anche qualcos'altro, Mati, eh sì, lui gioca con i sassolini, Mati, guarda cosa c'è qua, guarda, che cos'è questo? Ma lui non gliene frega niente, lui gioca con i sassolini. Wow, Mati! E via! Sono più belli i sassi. Ecco qua, Mati non gliene frega niente delle uova, lui vuole giocare con la terra, con i sassolini. C'è mia sorella che sta andando da mangiare a Troietto. La Sele e la Chicchi hanno trovato tutte le altre uova, solo che c'è tanto vento, quindi mi sa che appena mia sorella finisce lì andiamo subito di sopra. Vieni amore, andiamo. Grazie, andiamo, andiamo, andiamo di là. Bravissima. Prendo il telefono della nonna. Ok. Mamma mia, dai. È sempre andare in corsa con lui. Dai, amore. Guarda, guarda che la Sele te lo apre. Sele, glielo apri? Lo apriamo insieme allora? Sì. Dai, Giulia? Grazie, amore. Se lo puoi aprire, Mati, quello? Che si mangia la sua pezzarella. È buono, amore. Che ricco. Se la vuoi accanto alla Chicchi che dovete filmare, non se la canta lì. Mati. No. La Sele ha aperto il suo uovo insieme alla Chicchi, anche la nonna sta mangiando il cioccolato, la Mati ha la bocca piena di cioccolato. Che cos'è, Sele? Wow. Da come vitamina C, tiene vitamina C. No! Togliela, togliela, Mati, togliela! Caca, Mati! Dopo lui se le lecca proprio per bene. Qua ci sono io con il mio baby, con la mia baby. Ho mangiato un po' di cioccolato e ho iniziato a muovere un botto, sto morendo di sonno. No, questo è mio. Oh, la mia amore. Time TV, momento film. Adesso guardiamo un filmettino e basta. Mi sono capito perché con la tuta che mi aveva prestato mia sorella è un freddo alla schiena perché era tutta aperta. E mi sono rimessa i miei vestiti, messo la Chicchi, sta guardando una serie, Mati
si è addormentato qui vicino al suo fratellino e alla sua sorellina. Anche la mia. E qui la mia sorellina. Là c'è la mia altra sorella. Si è addormentata. Anch'io ho un sonno della miseria, solo che sul divano siamo stretti. Dopo il riposino. Che brava questa chef. Mia sorella mi farà vedere tutte le cresce, ne ho appena con i pony. Ok, stiamo andando via. È arrivato il mio topino. È tardi ormai. Oh no. Allora, oggi è già il giorno dopo. E ieri ero esausta proprio alla grande, avevo gli occhi che mi bruciavano da morire. Non abbiamo fatto niente, siamo arrivati a casa, ci siamo lavati, siamo fatti la doccia e siamo andati a dormire subito. Quindi per quello non vi ho più registrato. Niente, io spero tanto che questo vlog pasquale vi sia piaciuto tanto. Vi auguro di nuovo una buona Pasquetta, anche se questo video uscirà già più avanti. E niente, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Per qualsiasi domanda lo sapete già nei commenti del mio Instagram, che ve lo lascio qui e anche giù nell'info box.